Il carnevale lavellese, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, inizia il 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate. I gruppi di maschere sostano davanti alle porte, cercando di entrare il prima possibile all'interno dei festini. In passato, fatto il giro dei vari festini, partendo dal centro storico, il Pescarello, si passava per i rioni circostanti. In prossimità dell'alba si riscendeva al Pescarello e cambiando conduttore si rifaceva il giro. Attualmente la tradizione del carnevale continua, ma ha assunto forme e rituali parzialmente distaccate dalla tradizione del passato. Per fare un esempio, le maschere precedentemente andavano a piedi, ora invece utilizzano l'automobile. Nel passato i festini si organizzavano all'interno delle abitazioni, mentre ora si organizzano all'interno di locali appositamente attrezzati. L'aspetto particolare del Carnevale di Lavello consiste nell'usanza di organizzare feste da ballo denominate festini per tutta la durata del Carnevale. Le caratteristiche di queste feste da ballo sono in parte cambiate nel tempo, ma hanno conservato l'elemento fondamentale, che consiste nell'uso tradizionale di permettere l'accesso di gruppi mascherati nei locali in cui si organizzano i festini. I festini in passato si tenevano per più giorni alla settimana, restava tradizionalmente escluso solo il venerdì. Oggi i festini si tengono solamente nei giorni del sabato e della domenica. In genere i festini erano organizzati da gruppi di persone denominati caratari. I caratari, cioè gli organizzatori paganti, provvedevano a trovare il locale in cui doveva effettuarsi il festino, che in genere era una normale stanza che per l'occasione veniva liberata da alcuni mobili più ingombranti. Ai caratari era affidato anche il compito di comperare tutto ciò che doveva servire per la cena. La cena si svolgeva quasi sempre verso le ore 24, di conseguenza i balli erano interrotti e non si permetteva ai gruppi di maschere di entrare, usanza ancora esistente. Negli anni intorno al 1920 un uomo assumeva le funzioni di maestro di ballo. Questi indicava la coppia, un uomo e una donna degli invitati, che doveva iniziare il ballo ed ordinava alla prima coppia di smettere di ballare dopo un po', per rimpiazzarla con una seconda, una terza e così via. Tutte le donne stavano sedute su una fila di sedie e gli uomini seduti all'altro lato del locale. All'interno del festino, tra organizzatori e gruppi di maschere, valevano le seguenti regole. I partecipanti al festino accolgono le maschere stando seduti, in particolare le donne. Le maschere maschili potevano ballare con le donne presenti nel festino, ma non potevano scegliersi la dama. Le maschere dovevano disporsi in fila e ballare con la dama che capitava, fra quelle sedute. In alcuni casi i caratari pretendevano di conoscere gli uomini mascherati, facendoli smascherare in privato. Questo si effettuava affinché non succedesse che entrasse qualche personaggio sospetto o qualche pretendente di ragazze presenti nella festa. All'inizio del Novecento era permesso alle maschere di sesso maschile ballare con le donne presenti nel festino. Questi uomini o giovani mascherati erano all'epoca costretti a ballare soltanto tra maschi. Alle maschere, dopo il ballo, poteva essere offerto dagli organizzatori del festino cibo o vino, che queste consumavano appartandosi in una stanza attigua e dalla presenza di qualche organizzatore della festa. Un carnevale che ci conosciuto alla Vidm dai ancora pena. Maschere per strada, fa la scena di smorfi e zombie, fra neve e starnuto. Lo gioco del carnevale. Quando gioco carnevale, ognuno se ne avvale. Senza responsabilità, lo tocco di giocare. Nato d'anno, so scherzo tutto l'anno. E dopo la pezza in bacio, dalla lupa agliaccio. We'll be right back.